Primo e secondo round, i due non si studiano nemmeno un secondo e parte subito una bella battaglia dove Scardina se la gioca molto meglio sulle lunghe distanze, mentre lo spagnolo tenta di ingaggiare sulle corte distanze per cercare di improntare la sua maggiore aggressività. In entrambi i round però ho visto uno Scardina qualitativamente maggiore e credo che si sia portato avanti con il punteggio. Terzo round, uno Scardina che forse si porta avanti con il punteggio. Ma a finire il match in maniera più eclatante è stato sicuramente il sinistro del suo avversario, che si è infranto in maniera potente precedentemente a una testata. Quindi un terzo round credo ancora a favore di Scardina, però è una guerra, ragazzi, è una bella battaglia. Quarta ripresa, viene fuori Scardina all'ultimo con una serie di colpi che fanno vacillare lo spagnolo. Un round che ha visto lo spagnolo forse dominare per la prima parte con dei colpi veramente pesanti. E poi un Daniele che è tornato più mobile ed è riuscito a portare dei colpi interessanti in contraccolpo alle schivate. Quindi direi che questo round, sempre per Scardina, però siamo sempre a parlare di una super battaglia. Quinto round, leggermente meno concitato, dove i due hanno scambiato comunque in maniera abbastanza sostenuta. Scardina forse si è portato avanti con l'accumulo di colpi, mentre Nunez magari ha colpito più potente, ma comunque secondo me ancora a vantaggio di Scardina. Sesta ripresa durissima per Scardina a un certo punto, dove lo spagnolo riesce a piazzare un destro potentissimo che lo scuote e lo fa entrare in serie di difficoltà, ma Scardina reagisce bene, riesce ad uscire da quella situazione e riesce a portare avanti ancora un altro po' di colpi. Quindi forse questa ripresa a favore dello spagnolo, però Scardina c'è. Settimo round, si riprende Scardina che mette a segno anche colpi più pesanti. Il suo avversario li incassa benissimo e rimane sempre pericoloso, però forse, andando avanti con il match, magari ci può essere un calo fisico del secondo. Quindi vediamo un po' come andrà l'ottava ripresa e inizieremo a capire come si potrà concludere il match. E c'è il KO di Daniele Scardina, ragazzi. Ma che cazzo urlo, è mezzanotte. Ragazzi, un KO bellissimo da parte di Scardina, costruito colpo su colpo, riuscendo ad emergere con lo scorrere dei minuti e aumentando sempre di più la qualità, in concomitanza alla perdita di energie dell'avversario che gli ha permesso di conquistare un KO importantissimo e soprattutto un titolo che apre le porte per la title shot alla cintura europea. Perciò ragazzi, una grande soddisfazione da parte di Scardina che ritorna in maniera prorompente da una pausa di 1 anno e 4 mesi e che riparte in corsa con le sue 19 vittorie consecutive senza nessuna sconfitta. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere come è sembrato anche a voi questo evento. Noi ci risentiamo tra breve. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che oggi parla anche di boxe. CBA, never said, I've been on my car for 7 days. Need a race.